Torino. Siamo contenti, onorati per le visite. Semplicemente leggeremo un verso e continueremo con il programma di oggi. Prima Corinzi, capitolo 5, verso 7 e verso 8. Prima Corinzi, capitolo 5, verso 7 e verso 8. Amen. Dice la Scrittura, Prima Corinzi, capitolo 5, verso 7. Togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra, diciamo tutti insieme, Pasqua, la nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Verso numero 8. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia. La celebrazione è con asimi di sincerità e di verità. Alleluia. Niente più bello che celebrare in sincerità e verità. Tante volte questo verso, quando leggo questo verso, ricordo, abitando nel mondo delle tante festività, celebrazioni, compleanni, battesimi, comunioni, matrimoni, era il tutto di come andare alla festa, che tipo di vestimenta, chi era l'invitato, chi non era l'invitato, la gelosia, il rancore, la mancanza di perdono, invidia. E che bello che c'è una celebrazione molto diversa, una che noi possiamo fare in sincerità e in verità. Signore, ti ringraziamo per questa mattina. Signore, state guidando ogni canto, ogni cosa che facciamo nel tuo santo nome. Potete sedervi brevemente, fratelli. Solo una piccola nota che ho sentito condividere con tanti di voi questa mattina. E mi ricordo, appena arrivato qui in Italia, a Torino, e utilizzando i mezzi pubblici, e vedeva un orario feriale, un orario festivo, e diceva: ma qui in Italia è tutto festa, perché c'è un orario di pullman solo per la festività. Qualcuno mi ha detto: no, quello non significa quello. Quindi che significa? Quello la domenica e giorni speciali. Almeno abbiamo un giorno qui in Italia di festività. No, non è così. Tanta gente lavora la domenica. In realtà non è così. Guarda che il Cesare aveva potere. Che tanto potere aveva questo Cesare che fino ad oggi rimangono tante cose che sono state stabilite durante l'impero
romano. In Cristo Gesù possiamo essere addolorati, afflitti per le circostanze intorno a noi. Ma il nostro cuore davanti a Dio può diventare un cuore pieno di sincerità e verità. Non vuol dire che il mio cuore deve essere d'accordo con il mondo. Il mio cuore deve essere d'accordo con Dio, d'accordo con la sua parola. E lui mi dice che è stato lui che ha pagato il prezzo più alto. Quel prezzo è celebrare una festa molto diversa, 24 per 7 per 365. Vuol dire avere un cuore pieno di sincerità. Non vuol dire libero di afflizioni, perché soffro delle afflizioni. Gran parte della mia famiglia si bisticcia a morte in parole, in azioni. Una zia insulta un'altra zia, una mamma offende a un figlio, il figlio offende al resto della famiglia. E quando leggevo parte di questo questa mattina, mi rendo conto che è domenica. E se arrivo alla fermata, arriverò e guarderò l'orario festivo, l'orario della domenica. La domenica deve essere diversa per noi, semplicemente per il fatto che arriviamo insieme a gioire, a darci la pace di Cristo, a cantare insieme, ascoltare la parola, ma la festa continua, perché la nostra festa è Pasqua. Pasqua significa Cristo. Cristo significa ogni giorno. Nelle notizie in questa settimana, con questo concludo, mi ha colpito due notizie. Una disegnatora de moda, de cartera, come si dice? Borsa, Spade, molto importante, famosa in tutto il mondo, si è suicidato. Se voi guardate le notizie, CNN, uno dei chef più famosi del mondo, 61 anni, Anthony Bourdain, credo che è il nome, un nome francese, ma americano, di Nueva York, si è suicidato in un hotel in Parigi e si è suicidato con il capatoio, la cintura del capatoio nel bagno, e lo hanno scoperto. Questo uomo in particolare, quando aveva 44 anni, come un chef in Nueva York, era pieno di debito, di problema, di droga, di tante situazioni. E in meno di 20 anni, 15 anni, la sua vita cambiò drasticamente secondo il mondo. Da tenebre alla fama, al denaro, non aveva assolutamente nessun problema. Aveva la produzione più vista nel campo
della cucina e nel mondo. Via il THCNN. La domanda in continuo: come può un uomo arrivare a quel punto della sua vita e internamente essere distrutto, ma esternamente essere tan perfetto? Il dilemma dell'anima umana che non capisce a Cristo e quello che Cristo rappresenta. Ci sono delle persone all'interno del popolo di Dio che cercano forse la notorietà, la fama e il denaro senza un scopo apostolico o cristiano. Se non le funziona al mondo, non te va anche a funzionare a te? Questa è la nostra realtà. E se devo vivere questa realtà, già sia con prosperità economica, può essere anche con una fama, ma io lo farò per il Signore, perché la sua vera sincerità e verità è quella che mi dà la pace che ho bisogno eternamente. La nostra vita non finisce qui nella terra. Questo è semplicemente un passaggio molto breve, ma questo passaggio arriverà alla fine, come noi lo conosciamo. E per noi la morte è completamente naturale. È semplicemente un passo in più della nostra vita. Quindi oggi domenica è un giorno festivo per noi. Amen, bella Chiesa? La domenica è un giorno festivo. Ogni giorno in Cristo Gesù è un giorno festivo per noi. Perché? Perché questa festività significa sincerità e verità. E meditate un po' su di questo. È un onore per me la visita dei fratelli di Milano, pace di Cristo. Prima che tutto, una bella coppia, il fratello Julian e sua moglie, la sorella Rocío. Loro hanno 3 figli, 2 figli. Che stanno per arrivare in Italia. Amen. Preghiamo per loro che la famiglia possa essere insieme. Immaginate, fratello Tartaglia, averte venuto da solo e lasciare a tua moglie e a tuo figlio. O voi come matrimonio e lasciare a suo figli là. Quando abbiamo soldi venite, o quando... E noi preghiamo che la famiglia possa essere unita. Amen. E possiamo pregare che il Signore benedica veramente il loro lavoro per vincere. Amen. E allora mettiamoci in piedi, fratelli. Per me è un onore presentare al nostro caro fratello Alessandro e la sorella Ilaria. Protocolarmente sono i pastori incaricati della opera di Milano, ma filialmente sono nostri figli. Amen. Abbiamo visto a loro praticamente crescere nella fede. È un onore per noi avere insieme a noi al nostro caro ministro Bracuto Alessandro, sua moglie. Che benedizione tan grande che qui presente è papà e mamma. E Dio benedica al nostro caro fratello Bracuto per il suo lavoro. Credo che per la prima volta in 10 anni possiamo ascoltare bene un culto. E Dio benedica l'aiuto tecnico, tutto ciò che possiamo imparare
e ascoltare. Quindi, caro ministro, Dio vi benedica. Sapete che questa è la vostra casa. Le daremo il passo anche alla prima dama di Milano. Amen. La sorella Ilaria, nel nome di Gesù. Pace di Cristo, fratelli. Amen. Dio vi benedica. Amen. Come state, fratelli? Come state, chiesa? A Milano dicono bendecidos. Amen. Come stiamo, chiesa? Alleluia, gloria al nome di Gesù. Grazie veramente per l'invito. Mi sento emozionato questa mattina, a parte il caldo, ma ci sentiamo molto emozionati. Era un sacco di tempo che non venivamo e preghiamo che il Signore faccia qualcosa di importante. Fratelli, prima di dare la parola a mia moglie, il pastore ha presentato questa coppia e voglio dire una cosa importante. La circostanza di come uno arriva alla chiesa del Signore può essere diversa per tutti quanti noi, e ci sono scelte che uno fa per lavoro, per motivi familiari, di spostarsi. I fratelli non sono arrivati insieme nello stesso tempo in Italia, sono arrivati in due tempi differenti e per circostanze da non loro che hanno scelto, il fratello è dovuto correre, dico questa parola, immediatamente in Italia. Ma ora posso ringraziare a Dio, perché Dio ha un piano per ognuno di noi, amen? Dio ha un piano anche per la loro vita. E il fratello Julian, prima di tutto la sorella Rossio, appena arrivata, lei ha cercato una chiesa del nome e l'ha trovata via internet, ci ha contattato, abbiamo avuto appuntamento e lei subito è entrata a far parte della chiesa di Milano e subito si è messa a lavorare dicendo cosa posso fare, come posso servire. Arrivando il fratello Julian, neanche forse il primo giorno, la seconda domenica, il fratello Julian ha detto cosa posso fare? Il fratello Julian sa toccare il basso, il fratello Julian sa toccare la chitarra e per la gloria di Dio della domenica scorsa per la prima volta ha cominciato a toccare il piano. Amen. Dio ha un piano per la loro vita e siamo gioiosi che sono qui rappresentando la Chiesa di Milano con una testimonianza che con il Signore possiamo fare tante cose, non importa la circostanza. Aiutateci nella preghiera per i loro figli, sono ad un'età difficile per venire da solo, è grande, difficile poter venire, ci va una persona che li accompagna, forse il Signore sta portando tutta la loro famiglia qui, quindi Dio vi benedica, fratelli, grazie per il vostro sentire. Loro mi hanno chiamato e detto possiamo venire a Torino, gloria al nome di Gesù, venite a Torino e questa sera torneremo a Milano a fare il culto di Milano, amen. Dio vi benedica, voglio lasciare la parola a mia moglie che possa darvi un saluto e quello che ha nel cuore nel nome di Gesù. In pace di Cristo, chiesa, Dio vi benedica, è una gioia per noi essere qui in questo luogo e ringrazio il Signore perché veramente c'è questa coppia e ringrazio il Signore per la loro vita, per il loro esempio e per la loro testimonianza. E prego veramente che possano proseguire così come hanno cominciato. E grazie Chiesa di Torino, Pastore, e per questa opportunità. Voglio ringraziare ancora la sorella Deborah, il fratello Enzo, tutte le maestre di ieri e tutte le persone che hanno partecipato per il Vacation Bible School. E veramente ho visto il sorriso sul volto di mio figlio. Lui sorride sempre, però l'ho visto veramente contento e ringrazio il Signore perché ha imparato tanto e prego che questa attività possa essere ancora più benedetta, ancora con più crescita e che veramente si possa espandere in tutta Italia, perché è un insegnamento importante per i nostri figli. Dio vi benedica, Chiesa, vi amiamo, siete sempre benvenuti a Milano, quando volete avete una casa e un posto dove dormire se volete, la nostra casa è aperta. Dio vi benedica grandemente, pace di Cristo. Amen, amen. Credo che ognuno di voi stia con l'aspettativa di ricevere qualcosa dal Signore, amen? E sono solo prima di
portarvi a questi versi solo per farvi capire l'importanza di poter ascoltare la parola di Dio. E non solo la parola di Dio, ma anche questo prezioso lavoro che la Chiesa Antioca sta facendo come staff multimediale. Una radio apostolica veramente bella, fratelli, con tante attività. E in questa stagione del nostro tempo, mio e di mia moglie, non è una stagione dove parliamo molto col pastore di che cosa si predica, cosa non si predica. Parliamo più di altre cose. E nella puntata, credo, degli uomini, se ricordo bene, sì, e il pastore ha cominciato a parlare di un tema. Io non so quanti qui presenti hanno ascoltato, erano presenti a questo live o hanno potuto riascoltare questa insegnanza. Per la gloria di Dio, le dico a mia moglie, tutto quello che il pastore ha scritto sono tutti i versi e le note che io avevo preso già da 2 giorni. E mia moglie dice, tienile, perché non importa se una cosa è stata detta. Ridirla, dice la parola, è affermata, dove la parola viene affermata da uno o più. E quindi credo che il Signore già sapeva questo momento. Ma prima di questo, fratelli, veramente pensavo a questo luogo quando il ministro Enzo disse, oggi siamo in una sala un po' più piccola. Amen. E pensavo al giorno di Pentecoste, quando erano tutti riuniti con la stessa mente, con un solo proposito. Io non posso sapere quanto era grande quel solaio, però erano sotto un tetto ed era sicuramente un giorno molto caldo e il caldo era molto forte. Abbiamo l'aria condizionata? Penso di sì, non lo so. Però fratelli, che importa dove siamo? L'importante è chi è con noi. E se la presenza di Dio non è con noi, è tempo di dirle al Signore, vieni in mezzo a noi, amen. Vieni Signore in questo momento nel nome di Gesù. Io voglio iniziare con una preghiera, fratelli, e ringraziare il Signore per tutto quello che sta facendo. Amen. Signore, grazie ancora una volta per questa opportunità che tu ci hai dato di essere qui alla tua presenza. Ti invitiamo, Signore, a stare con noi, ti invitiamo a guidare ogni parola, ti invitiamo, Signore, che ogni cosa che non viene da te sia veramente buttata fuori nel nome di Gesù. Ogni spirito di distrazione, Signore, ogni spirito di dubbio, di incredulità, Signore, libera le nostre menti, il nostro cuore, Signore, apri il nostro intendimento, il nostro udito, la nostra vista spirituale, affinché oggi, Signore Santo, per mezzo della tua parola, noi possiamo vedere il piano che tu hai preparato per tutti quanti noi, per quelli che sono presenti e per quelli che sono vicini e lontani, come dice la tua parola, Signore. Io ti prego nel nome di Gesù, benedetto in eterno, usami come un vaso, Signore, affinché la tua Chiesa qui in Torino possa ricevere parola di vita oggi. Nel nome di Gesù la tua Chiesa ti dice amen. Dio vi benedica, fratelli. Vorrei con l'aiuto del Signore andare a una prima scrittura che si trova nel libro di Proverbi, capitolo 19, versetto 21. Amen. Lo leggeremo in 2 versioni. Credo che abbiamo la versione della Nuova Diodati e poi vorrei leggere insieme a voi una versione che è una versione un pochettino di un linguaggio semplificato. Amen. Ditemi amen quando tutti avete la vostra Bibbia. Amen. Amen. Dice Proverbi capitolo 19 versetto 21 nella Nuova Diodati: ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma solo il piano dell'Eterno rimarrà fermo. Amen. Nella versione interconfessionale dice: molti sono i progetti dell'uomo, ma solo i piani del Signore si realizzano. Amen. Quanti hanno piani questa mattina? Hanno progetti questa mattina? Amen. Io credo che il Signore può cambiare ogni cosa. Dice la parola che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Qual è il pensiero che ha per te oggi il Signore? Amen. Dio vi benedica, potete prendere posto nel nome di Gesù. Amen. Fratelli, come ben sapete, siamo in una fase di transizione. Ci siamo traslocati, gloria a Dio, da una casa in un paese, presso un'altra casa in un altro paese, una casa più grande, con più spazio, con giardino, con libertà. E in questo come trasporto, questa migrazione, sono accadute diverse cose. A cominciare dal trasloco, dalle persone che uno conosce, che non ha conosciuto, e ci siamo resi conto in quasi 3 anni che siamo lì, che anche se non parli con tanta gente ti conosce per chi tu sei, e stiamo parlando di testimonianza. E quello che ci ha impattato è che andando via
nel giorno del trasloco. Dio benedica il fratello Giuseppe Luongo, Dio benedica il fratello Giuseppe Famularo, che hanno speso un loro giorno lavorativo per venire ad aiutarci, mio papà, mia mamma, tutte le persone che in un modo o in un altro ci hanno aiutato. Non è facile fare un trasloco. I fratelli sono partiti entusiasti, pieni carichi, ma all'ultimo, proprio alla fine della giornata, all'ultimo mobile, penso che non ce la facevano più. Però è stato un momento per stare insieme nella fratellanza, condividere. Dio vi benedica grandemente. Ma nello stesso giorno anche ci siamo resi conto dell'importanza di quando noi andiamo a vivere in una città, in un paese, in un palazzo, dovunque sia, e di quello che il Signore fa intorno a noi. E di fronte a noi, per chi è venuto dove abitavamo prima, abita una signora, dico anziana, avrà un'ottantina d'anni, che sempre l'abbiamo salutata, ma mai abbiamo avuto l'opportunità di fermarci tempo per parlare. Però mia moglie, che stava più a casa, sempre ha condiviso con lei. E il giorno che stavamo caricando il furgone, questa signora si ferma e dice: ma state già andando via? Le dico: sì, stiamo andando via, abbiamo trovato una casa più grande. E fa: e io come faccio la mattina? Le dico: perché? Perché ogni volta ascoltavo le vostre lodi, vi sentivo, adesso non c'è più nessuno. Fratelli, questo è importante, perché tante volte siamo occupati a fare tante cose, ma c'è gente che sta ascoltando dall'altra parte e vuole ricevere qualcosa da parte nostra. Allo stesso tempo, fin dal primo giorno che siamo arrivati, abbiamo subito fatto amicizia con una persona che fa le pulizie della scala. E ogni volta che questa persona arrivava, mia moglie apriva la porta, la salutava, o le dava il caffè o le dava l'acqua, e hanno avuto un bel rapporto. L'ultimo, il penultimo giorno che siamo andati a prendere delle cose, mentre mia moglie dentro si avvicina con la figlia alla macchina e dice: ma state andando via? Le dico: sì. Fa: e adesso come faccio? Tutte le mattine sapevo che eravate lì. Fratelli, questo veramente ci ha dato gioia, ma anche fatto capire l'importanza di cosa noi facciamo e di dove noi andiamo. Questa persona, abbiamo una foto, abbiamo scambiato il numero. Sono tante cose che succedono quando noi stiamo lavorando per il Signore. Amen. Arrivando nella casa nuova, disperati perché le cose non andavano come volevamo, i tempi si accorciavano, la casa non era pronta, il lunedì dovevamo entrare, il decoratore viene, non viene, il lavoro non va bene. Un giorno, mentre il decoratore stava tinteggiando la casa, le dico: guarda che per stasera mi devi finire almeno il salone, perché lunedì arrivano i mobili e li devo mettere nel salone. E lui mi dice: guarda che sono stanco, ho male alle braccia, non so se ce la posso fare. Le dico: dai che ce la puoi fare, Giovanni, ce la puoi fare. Mi dice: sai di cosa ho bisogno? Qua solo veramente una preghiera mi può aiutare. Dico: Giovanni, questo è il mio lavoro, le ho detto. Abbiamo cominciato a pregare, abbiamo parlato con lui, abbiamo condiviso. E poi sono tornato in cucina a montare un mobile. E montando il mobile ho messo delle lodi. Lui mi dice: scusa, ma di chi sono queste canzoni? Non ho mai sentito tutte queste canzoni. E le ho spiegato chi siamo, cosa facciamo, fino ad arrivare al piano di salvezza per la sua vita. Amen. Fratelli, arriviamo a questo appartamento. Dico tutto questo per quello che parlerò. Arriviamo a questo appartamento per mezzo di una persona che Dio ha usato, il fratello Daniele, per chi se lo ricorda, chi l'ha conosciuto, arrivando alla conferenza matrimoniale, viene con un problema e lui comincia a seguire, ma Dio lo usa per farci conoscere questa persona che ora ci ha donato questo appartamento. Amen. Dico tutto questo perché abbiamo appena detto che i nostri piani non sono i piani che ha il Signore. Possiamo programmare tante cose, ma Dio può cambiare questi piani. E un'altra cosa che le condivideva la Chiesa di Milano, e il fratello Victor si era offerto di aiutarmi cercando un furgone a noleggio per il trasloco, e questo furgone era conveniente, il prezzo era conveniente, solo che durante la notte sento una voce che mi dice: non prendere questo furgone, noleggia il furgone. C'era una difficoltà per noleggiare il furgone. Gloria a Dio, il Signore ha aperto questa porta. Potete credere che il furgone l'abbiamo tenuto 2 giorni e lo abbiamo pagato meno di quanto questa persona ce lo dava per mezza giornata. Quindi, fratelli, i nostri piani non sono i piani del Signore. E in questa mattina, con l'aiuto di Dio, vorrei condividere un qualcosa con voi. Io credo che almeno 4 persone hanno un piano qui questa mattina. E credo che questa mattina il Signore vuole insegnarti che non è il piano che ha per te. Io prego che tu possa ricevere e possa anche
ubbidire al piano di Dio questa mattina. Amen. Il problema che la Chiesa sta affrontando e che l'umanità sta affrontando è che non crede alla parola profetica che le persone ricevono. Ricevere la parola profetica e ascoltare la parola di Dio è una parola profetica per la tua vita, una parola per la tua salvezza, per la tua vita. Amen. Tutti parlano di vita eterna, tutti parlano di cielo, ma sappiamo che non tutti entreranno al cielo. Amen. Non tutti entreranno al cielo, né tanto meno per opere buone. Puoi essere la persona più buona al mondo, ma con le opere buone non entrerai al cielo. Dio ha un piano per te questa mattina. Dio ha un piano per te per questa mattina. E ascoltando questa voce, mi viene in mente a quando Noè, chi sa, chi conosce Noè, a quando Noè nel momento della sua vita indaffarata a fare quello che faceva, il Signore lo ha chiamato. E il Signore le ha parlato e le ha detto: io ho un piano per la tua vita. Solo che il piano che Dio le aveva dato a Mosè, a Noè, non era solo per Noè, ma era per tutta la sua famiglia. Amen. Dice la scrittura, se possiamo andare in Genesi capitolo 6, dal verso 8 al verso 9. Amen. Libro di Genesi capitolo 6, dal verso 8 al verso 9. Amen. Lo voglio leggere in una versione che ho trascritto semplicemente perché usa delle frasi che sono molto importanti per comprendere questa scrittura. Dice: ma Noè incontrò il favore di Dio. Amen. Questa è la storia di Noè. Dice la parola, diversamente dai suoi contemporanei. Amen. Noè era un uomo giusto e senza difetti, e la chiave è: si comportava come piace a Dio. Amen. Andando avanti dal verso 11 al verso 18, dice: il mondo era corrotto e dappertutto c'era violenza. Dio guardò il mondo e vide che tutti avevano imboccato la via del male. Allora Dio disse a Noè: ho deciso di farla finita con gli uomini per colpa loro, infatti il mondo è pieno di violenza. Voglio distruggere loro e anche la terra. Ora arriva il piano di Dio per Noè. Le dice: costruisci un'arca, una grande imbarcazione in legno robusto. Leggendo questo ai tempi di Noè mi sembra un piano pazzesco per un uomo costruire un'arca così grande. Quali erano le attrezzature che avevano in quel momento? Come potevano tagliare il legno? Come potevano mettere insieme il legno? Non esistevano trapani, non esistevano viti. Come poteva un'arca così grande a me stare insieme, non distruggersi, fatta da un uomo? E le misure sono veramente impressionanti, perché era 150 metri di lunghezza, dice larga 25 metri, alta 15 metri, è un qualcosa di veramente grande. E lo doveva costruire un uomo con la sua famiglia, non c'erano le gru per trasportare questi. Come trasportano i legni? Amen. Un piano veramente pazzesco, perché il piano di Dio per la nostra vita è un piano pazzesco per l'umanità. Perché quando Dio incomincia a parlare come deve cambiare la tua vita per adempiere il suo piano, tu ti rendi conto che è un piano pazzesco. Forse devi rinunciare a tante cose, forse devi lasciare tante cose che ti servono in quel momento, ma è un piano di Dio, perché Dio ha preparato un qualcosa di più grande che tu non vedi. Per questo il Signore ci invita a vivere con la fede in Cristo Gesù. Amen. Sperando cose che non vediamo, ma sappiamo che otterremo. E una delle cose che otterremo, la fede, è la vita eterna, se lo credi. Solo che per ottenere la vita eterna c'è un piano per arrivare alla vita eterna. Amen. Dice che gli dà queste istruzioni, dice: la farai con molti locali. Quindi era bella grande, c'erano diverse stanze, sicuramente molto confortevole per quello che entrava dentro. Amen. Dice: lunga 150 metri, larga 25, alta 15. La coprirai con un tetto spiovente. Anche quello, immaginate fare un tetto che deve sporgere fuori. Come hanno fatto, fratelli? È un qualcosa di impressionante. Amen. Inclinato di mezzo metro. Anche un'altra cosa, le misure. Come prendevano queste misure? Come hanno fatto tutto questo? Amen.
Alleluia. Dice l'arca dovrà avere tre piani e su una fiancata farai la porta. Dice la parola, io farò venire una grande inondazione per distruggere tutti gli esseri viventi. Tutto ciò che si muove sulla terra perirà. Il verso finisce dicendo, tu invece ti salverai. Io mi impegno, dice il Signore, con te. Ti sta dicendo, non ti devi sforzare tanto a creare tanti piani. Io ti ho dato il piano e io mi impegnerò affinché questo piano vada a compimento. Amen? Io mi impegno con te. Devi entrare nell'arca con tua moglie. Amen? I tuoi figli e le mogli dei tuoi figli. Dio stava già presentando il piano di salvezza per tutta l'umanità. Amen. Già vediamo il piano di salvezza per tutta l'umanità. La parola di Dio ci insegna in Atti 2:38 che per essere salvati c'è bisogno di ravvedimento, bisogna battezzarsi in acqua invocando il nome di Gesù Cristo, e dice che la promessa non è solo per te, ma è per tutti quelli che sono vicini e lontani, cominciando dalla tua famiglia. Amen. Fratelli, molte volte compiere il piano di Dio non è facile. Amen. E quello che dice la scrittura è che in quel tempo la gente era indaffarata a fare quello che faceva, ognuno pensava ai fatti propri, ma il Signore aveva avvisato a Noè che la sua pazienza verso di loro era finita. Immaginate in questo momento la pazienza del Signore vedendo l'umanità facendo quello che si vuole, andando contro il Signore, violando il principio, violando ogni cosa. Si sta festeggiando in Roma, il pastor Chan ha condiviso in Messico adesso di tutti questi festeggiamenti dell'omosessualità. È la stessa condizione in cui si trovava Noè. Ognuno era indaffarato a fare quello che voleva. Amen. Ma Dio era sempre lì pronto, cercando una persona che era disposta a compiere e portare in pratica il piano di Dio. E io credo, fratelli, che nel momento che si sta trovando la Chiesa di Cristo è un momento difficile. Amen. Dove c'è molta idolatria, dove c'è molta immoralità, dove la stessa Chiesa è veramente vittima, e non solo vittima, è parte di un pericolo, il contagio di questo mondo. Cercando questo spirito di infiltrarsi nella Chiesa affinché chi è nel cammino della salvezza perda questa opportunità. Affinché chi non è nel cammino della salvezza e sta ascoltando arrivi nella Chiesa e veda le stesse cose che si vedono nel mondo e non senta il desiderio di un cambio. Ma Dio ha un piano, fratelli, per noi che siamo presenti, per quelli che non sono presenti oggi, ma anche per i familiari che sono vicini a voi, fratelli, e per le persone che sono vicini a noi. Un piano perfetto, una promessa, e il Signore ha detto che si sarebbe, alleluia, messo a disposizione con impegno ad aiutare a Noè a compiere questo piano. Io non so, qui a Torino noi stiamo vivendo un momento spirituale difficile dove tanta gente si avvicina al Signore, tanta gente ha il desiderio di conoscere il Signore, tanta gente riceve parola profetica per la loro vita e affermano che è parola per la loro vita, ma dopo, quando ritornano alla loro vita quotidiana, si rendono conto che non lo possono fare, perché devono rinunciare a tante cose, o la stessa gente che sta intorno a loro, anziché avvicinarle alla Chiesa, li butta fuori dalla Chiesa. Amen. Diceva in uno studio di un collegio biblico che non è importante la gente che entra, è importante a quelli che non escono fuori da questa porta, perché molti possono entrare, amen, ma anche tanti possono uscire, e anche la gente che può entrare nella Chiesa può essere veramente uno strumento nelle mani di Satana per portare via dalla gente della Chiesa. Amen. Noè ascoltò una sola volta la voce di Dio. Immaginate se in questo Dio ti può parlare audibilmente al tuo orecchio e ti dice cosa devi fare.
da quel momento in avanti Noè non ha più ascoltato la voce di Dio. Quando ho ascoltato io la voce di Dio, il Signore mi disse: la vita che non hai, la vita che stai facendo non è la tua vita. Non è stato facile poter capire qual era il piano di Dio. L'occupazione, gli affanni di questa vita, l'ansietà, la sofferenza, le situazioni familiari, come ha detto il nostro pastore, tutte armi del nemico per distoglierti dal piano per la tua vita. Però che bello quando tu ricevi questa voce, il piano, gloria a Dio, la testimonianza della famiglia Tartaglia, arrivando, confidando nel Signore, la Chiesa pregando, a un appoggio spirituale, quando si può, un appoggio anche fisico, economico. Ma il piano non è il nostro, fratelli. Il piano è di Dio. E tutto si compirà quando Dio decide che si deve compiere il piano per la tua vita. Stiamo insegnando in questo tempo a Milano, e sicuramente il nostro pastore lo ha condiviso. Fratelli, l'importanza e la responsabilità che abbiamo per la nostra vita e per le nostre famiglie, per i nostri amici, i nostri cari, non è solo predicare a questa gente che esiste una salvezza, che esiste la vita eterna. Non è solo predicare Atti 2.38, perché tutti possono predicare Atti 2.38 e il battesimo nel nome di Gesù. Ma ciò che il Signore le stava dicendo a Noè: aiuta la tua famiglia a camminare con integrità davanti a me. Perché Noè camminava con integrità. Lo dice il Signore, lo dice la parola di Dio. Quindi l'importanza della Chiesa è insegnare ai nostri familiari, ai nostri figli, a camminare in integrità davanti al Signore, in santità. Anche davanti alle difficoltà, non perdere la tua identità in Cristo Gesù. Perdere chi tu sei. Non perdere chi Dio ti ha dimostrato chi tu sei. Tu sei un figlio di Dio. E la parola dice: non conformarti a questo mondo. Il Signore le stava dicendo: non conformarti con questa gente. Amen. Comincia il tuo piano e tutto quello che succede sembra che tutto il mondo è contro di te. E la scrittura lo dice. Amen. Che quando tu incomincerai a camminare per le vie del Signore, i primi che ti offenderanno sono i tuoi stessi fratelli in Cristo. Poi verranno i parenti. È parte del piano di Dio. Immaginate Noè ricevere questo piano, andare da sua moglie e suo figlio e dico: dobbiamo costruire un'arca di 150 metri. Che le avrà risposto il figlio? Dice: forse c'è qualcosa che non funziona nella tua testa. La scrittura dice in prima di Timoteo capitolo 5 verso 8: ma se uno non provvede ai suoi, principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non credente. Immaginate Noè la mattina svegliarsi e dirgli alla moglie e ai figli: ok, è tempo di iniziare. E la moglie dice: ma tu stai scherzando? Dobbiamo cambiare ogni cosa della nostra vita, perché costruire un'arca voleva dirle impegnare tutta la loro giornata in questo piano. In questo momento della Chiesa, la difficoltà per il credente è capire che è un tempo che deve essere dedicato al Signore. Solo che c'è il pericolo di diventare cristiani della domenica, dove la domenica siamo tutti qua lodando e glorificando il Signore e durante la settimana nessuno le interessa del piano di Dio per la tua vita.
non il piano di Dio della Chiesa, perché il piano di Dio della Chiesa è un piano che viene dopo il tuo piano. Possiamo essere tutti qua lavorando in Chiesa per il Signore, ma se non stiamo adempiendo il nostro piano, che senso ha? Le persone intorno a noi non adempiranno il piano. E solo la domenica non basta, fratelli, perché durante tutta la settimana viviamo in questo mondo, viviamo nelle difficoltà, nelle avversità, nelle afflizioni di questo mondo. Quello che mi ha colpito dei nostri cari fratelli è che loro hanno ascoltato il piano di Dio per la loro vita e loro hanno una testimonianza registrata nella nostra radio, potete cercarla, di come non è stato facile arrivare in Italia. Tutti vedono l'Italia come un paradiso, poi arrivano in Italia e si trovano veramente in una difficoltà grande. Bene, forse l'Italia non è il piano di Dio per la tua vita, però se sei qua, cosa vuole fare il Signore con te questa mattina? Fratelli, il fratello Julian e la sorella Rossio, ascoltatemene, fratello, scusa, quanti anni siete convertiti? Più o meno. Quasi 12 anni servendo nella chiesa in Salvador. Amen. Lui dà una testimonianza che arrivando in Italia senza lavoro, aveva il desiderio, per chi era venuto alla conferenza degli uomini, di venire alla conferenza degli uomini. Lui ha creduto nel Signore, nel suo piano, che lo avrebbe aiutato, e Dio lo ha fatto. Ma lui dice che quando è arrivato alla conferenza, un qualcosa ha cominciato a cambiare nella sua vita. E nel momento dell'amministrazione, fratelli, tutto quello che lui ha deciso di fare è dire: Signore, io voglio servirti e voglio che il piano per la tua vita si adempi nella mia vita. Amen. Lui pregava per lo Spirito Santo. Amen. E in quel preciso giorno, all'arrivare all'altare, alzando le sue mani, il Signore le ha dato lo Spirito Santo. Immaginate se avesse detto: non posso venire perché ho un problema, non posso venire perché ho una difficoltà, non posso venire perché questo o quell'altro. Non si sarebbe compiuto questo piano. Ritornando a casa, fratelli, quando uno riceve, vede il piano di Dio compiersi nella sua vita, io credo che la prima cosa che fa, vada alla moglie e le dice: guarda che ti voglio raccontare cosa è successo. Fratelli, credo 2 settimane dopo, correggimi sorella, o 3 settimane dopo, in un culto, amen, la sorella Rossio viene avanti nel nome di Gesù, l'ha chiamata all'altare, comincia a pregare nel nome di Gesù e Dio le dà lo Spirito Santo. Il piano non è solo per te, il piano è per la tua famiglia, il piano è per colui che è vicino e lontano. E se il Signore lo sta facendo è perché veramente ha misericordia di te, che non ti perde in questo mondo, perché il mondo sta nei tempi di Noè, ognuno occupato a fare quello che vuole, cercando i propri desideri. La parola dice che queste cose finiranno. Ma Noè rimase fermo. Noè rimase fermo nel costruire l'arca. E la sua dedizione, la sua fede nella parola che il Signore le aveva dato, il suo amore, la sua integrità per il Signore, ha permesso che i figli seguissero a suo padre. Ha permesso che la moglie seguisse a suo marito. E insieme hanno costruito quest'arca per la salvezza. Perché la salvezza si crea insieme. È una cosa personale, ma va coltivata insieme. Perché se il marito va per una strada e la moglie per un'altra, è un problema. Perché o uno si converte al Signore o l'altro lascia il cammino del Signore. E il piano di Dio è la famiglia che sia salva. Quanti hanno familiari ancora non convertiti? E quante volte uno sta lì pregando, pregando, pregando e non accade niente. Forse c'è qualcosa che non va nella tua famiglia.
Forse non stai costruendo bene l'arca nella tua casa. O forse siamo quei cristiani che arrivano la domenica, adoriamo il Signore, glorifichiamo a Dio e poi torniamo al lavoro, alla vita di tutti i giorni. Se c'è una cosa che ci ha colpito in questo trasloco, e per tutte quelle persone di cui c'è stata l'opportunità di poter parlare e che per una distrazione o per un'altra questa parola non le è stata data, opportunità che passano, le voci che ascoltiamo, oppure arriviamo alla chiesa, arriviamo ai piedi del Signore, ci incomincia a benedire grandemente, riceviamo quello che ci serve e poi ci dimentichiamo di Dio. Siamo nella difficoltà, ritorniamo in chiesa, preghiamo, Dio ci benedice e ci allontaniamo dal Signore. Questa era la vita del popolo di Israele. Solo che un Dio talmente buono ha deciso di fare un qualcosa grande per te oggi. Immaginate se Noè non avesse adempito al piano di Dio. Che sarebbe successo a tutta l'umanità? E nel piano di Dio, cosa meravigliosa è che Dio stava portando nell'arca tutto ciò che sarebbe servito per cominciare una nuova vita. Perché leggendo la parola di Dio, voi vedete l'istruzione che le bestie dovevano arrivare a coppie. Come poteva Noè andare a cercare gli elefanti, le tigri, i leoni? Come poteva Noè dare da mangiare a un leone, a una tigre? Dire a un elefante, vieni che ti devo portare con me? Come poteva andare a cercare una tartaruga, quello che sia, tutti questi animali che erano sparsi chissà da dove? Perché dice la scrittura che nel suo piano Dio ti aiuterà. Lui ha solo costruito l'arca, fratelli. E la parte più difficile è costruire le mura della tua salvezza. La parte più difficile non è come faccio a dirlo a questa persona, come faccio a la parte più difficile è costruire l'arca per la tua famiglia, perché il resto lo farà il Signore, come con la tua testimonianza, per chi tu sei, in cosa tu credi, e rimanendo fermo quando le avversità, le difficoltà vengono incontro alla tua famiglia. Perché quando tu stai compiendo il piano di Dio, il primo che il diavolo va a attaccare è il marito. Se il marito rimane fermo in piedi, la seconda persona è la moglie. Se la moglie rimane in piedi col marito, va a toccare i tuoi figli. Ma se tutta la famiglia rimane unita, il nemico non può fare nulla, perché l'arca è stata costruita bene. Che l'arca è stata costruita come il Signore l'ha detto, con le misure e il piano che il Signore ha detto. Non siamo noi che dobbiamo costruirci il piano di salvezza. Il piano di salvezza lo ha già stabilito il Signore. Il piano di salvezza lo ha stabilito. Fratelli, immaginate Noè cominciando a vedere tutti questi animali entrare dentro. E quando tutti gli animali erano entrati dentro, fratelli, dice la scrittura che questa porta dell'arca fu chiusa da Dio. Neanche Noè ha dovuto fare lo sforzo di tirare sulla porta e chiuderla. Ora immaginate in questa situazione di difficoltà, e la situazione dell'arca nel diluvio è veramente rappresentando la nostra vita come neoconvertiti. Le inondazioni, le difficoltà, le tentazioni, dove tu sei appena convertito e il Signore dice rimani fermo dove sei. Arrivando poi al tempo dove tutto il Signore ha calmato e ricomincia una vita nuova. Fratelli, il Signore in quel momento stava parlando della salvezza, perché dice la scrittura che quando noi rinasciamo di acqua e di spirito, rinasciamo come nuove creature in Cristo Gesù, una nuova vita, con una nuova mente, una nuova volontà, un nuovo modo di agire, un nuovo modo di parlare. E la scrittura dice, pone un'attenzione alla sua chiesa in questi giorni. Dice, infatti come nei giorni che precedevano il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano dati in mogli
fino a quando Noè entrò nell'arca. Spiritualmente dice la scrittura che quando ogni ginocchio si piegherà, amen, e quando tutto questo che vediamo si compirà, sarà la fine. La sua chiesa verrà rapita, come per dire, la sua chiesa è dentro questa bella barca dove Cristo è il capitano e andrà verso la salvezza, ma il resto che rimarranno qua sulla terra non avranno più opportunità. Non ci sarà più opportunità di ravvedersi, non ci sarà più opportunità di cambiare. Si potrà parlare della parola di Dio, ma lo Spirito Santo non sarà più là. Questo era quello che accadeva ai tempi di Noè. La gente era indaffarata a fare quello che voleva, sicuramente umiliando, disprezzando Noè. E Noè le stava dicendo: voi non capite cosa sta succedendo. Vuoi arrivare al culto e nel momento della chiamata all'altare la parola profetica ti dice: guarda che sta per accadere questa alla tua vita, fermati prima che sia troppo tardi. Solo che non diamo ascolto a queste parole. Allora arriva come questo treno a 200 all'ora contro un muro, un disastro, famiglie disastrate, bisogna di nuovo lavorare per ricominciare da capo. Solo che non c'è più tempo. Il Signore dice che tornerà come un lampo. Neanche gli angeli sanno questo tempo, fratelli. E se il Signore tornasse in questo momento, com'è la tua arca? Com'è la tua famiglia? E come avvenne ai giorni di Noè, così avverranno anche ai giorni del figlio dell'uomo, dice la scrittura. E andando verso la conclusione, se ci possiamo alzare in piedi, in Ebrei capitolo 11 versetto 7 dice: per fede, perché senza fede non si può piacere a Dio. E la fede viene dall'ascoltare la parola di Dio, la fede viene nell'ascoltare ciò che Dio ti sta dicendo, che è il piano per la tua vita. Dice: per fede Noè venne avvertito divinamente. Prima che accada qualcosa alla tua vita, Dio ti avvisa, dice: fermati, di cose che ancora non si vedevano, e mosso da santo timore preparò la salvezza, si preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca, mediante la quale condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede. È il piano per la tua vita oggi. Dimenticati un buon lavoro, dimenticati diventare ricco, dimenticati avere una bella macchina. Tutto questo Dio te lo può dare. Il piano nella tua vita oggi è che oggi, nel nome di Gesù, hai l'opportunità di entrare nelle acque del battesimo e battezzarti nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei tuoi peccati. Questo è il piano per la tua vita oggi, perché domani non è una certezza. Solo che gente dice: non è il tempo, forse domani c'è acqua. Fratelli, questo non è un problema, è un problema di Dio. Il problema tuo è: qual è? Cosa devo fare? Fratelli, concludo con questo. Dio, dopo aver visto il lavoro, la fedeltà, l'ubbidienza di Noè, ha chiuso la porta dell'arca. Un giorno il Signore chiuderà questa opportunità. O siamo dentro o siamo fuori. Siamo parte del piano di Dio o non siamo parte del piano di Dio. Ma ti dico che quando sei parte del piano di Dio, tutto va a cambiare intorno a te. Se stai cercando un'impiegazione, un impiego, Dio te lo va a dare. Non importa cosa sei, un imbianchino, un decoratore, sei, Dio ti può far diventare il rappresentante di una banca. Non importa di cosa hai bisogno della salvezza nel nome di Gesù. Questo è il piano. Pietro le parlava al popolo. E il popolo gli disse: che dobbiamo fare? E disse: battezzati nel nome di Gesù Cristo, perdono dei tuoi peccati e riceverai il dono dello Spirito Santo, perché la promessa non è solo per te e per la tua famiglia, per quelli che sono vicini e quelli che sono lontani. E
3.000 persone si convertirono quel giorno. Voi pensate che Dio è diverso oggi? Chi crede che Dio è un Dio diverso? Perché la parola dice che Dio è uguale ieri, oggi e per sempre. Io ti invito in questa mattina nel nome di Gesù, col permesso del nostro pastore, a venire avanti nel nome di Gesù, a venire qui davanti. Dimenticati delle tue necessità, apparta questo tipo di preghiera, dille solo al Signore: io voglio fare un patto con te, io voglio fare un patto con te. Fratelli, prima di venire a Torino le disse al pastore nel nome di Gesù: sento di portare da Milano tutto ciò che serve per il battesimo, perché c'è qualcuno che ha il desiderio battezzarsi ma sta lottando. Io penso che devi aspettare che il Signore faccia qualcosa di più quello che ha fatto fino ad ora, perché ora come te il Signore vuole vedere la tua fedeltà, che credi in Lui. È personale, fratelli, è personale. Dio ha un piano, Lui è fedele, Lui è fedele. Nel nome di Gesù Dio vi benedica, amata chiesa. Alleluia. Con te, perché Lui è fedele, Lui è fedele, Lui è fedele. Con te, Lui è fedele, Lui è fedele, Lui è fedele. Dio farà una via, la farà per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ha detto, Lui lo manterrà, perché Lui è fedele. Lui è fedele, Lui è fedele con te, perché Lui è fedele, Lui è fedele, Lui è fedele con te. Signore Santo, alleluia Gesù.